Ritorna la polemica sui cacciabombardieri F-35. Il Movimento 5 Stelle attacca Conte. È insostenibile indebitarci per 50 miliardi in 40 anni. Bisogna rinegoziare. Però rinegoziare che cosa? Se quello è il costo, quelli sono gli anni per pagarli e servono, vuoi dire, i 5 Stelle dicono, ma quei soldi si possono utilizzare per altre cose. Certo. Ma la difesa è prioritaria. Non viviamo in un bel mondo idilliaco. Ci sono stati che sperimentano missili nucleari, li lanciano, li provano, li testano. Paesi non proprio democratici, paesi non proprio così rispettosi degli altri. Quindi, attenzione, è come una famiglia che sta spendendo per mettere le inferriate alle finestre perché stanno rubando dappertutto e dice no, no, niente inferriate, forse è meglio andare a mangiarci la pizza ogni settimana, ma le inferriate alle finestre fa niente, la porta blindata no, 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 meglio andare in vacanza, andiamo in vacanza, la porta blindata non la mettiamo, e no, 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 o meglio, guarda, c'è un rubinetto che è mezzo rotto. Cambiamo il rubinetto al posto che la porta blindata, però è meglio la porta blindata perché ci sono ladri che stanno rubando in tutto il condominio. Quindi attenzione che le forze armate italiane, come dicevano molti generali, si stanno indebolendo, strutture, mezzi, a discapito della sicurezza del paese. La difesa aerea, la difesa marittima e terrestre sono fondamentali. Non possiamo sempre aspettare che c'è qualcun altro, ci sono sempre gli Stati Uniti che ci difendono. E no, no, non ci sono sempre gli Stati Uniti che ci difendono. L'Europa unita ha bisogno di spese militari, anche il Presidente degli Stati Uniti ha detto all'Europa, dovete aumentare le spese militari. Non si può vivere tranquilli in questo mondo. Guardate ad esempio la Svizzera. La Svizzera, paese neutralissimo, spende tantissimo per la difesa. Sapete che la Svizzera ha dei piani per far saltare tutte le gallerie che si collegano con l'Italia? Una volta avevo parlato con un militare svizzero e mi ha confidato tutte le gallerie svizzere che portano verso l'Italia, i tunnel, chiamateli come volete, sono minati. In caso di guerra o di tentata invasione dell'Italia verso la Svizzera, si fanno saltare tutte le gallerie e si chiudono tutti gli accessi alla Svizzera. Avete capito? Loro dicono prevenire è meglio che curare. L'Italia, paese dei balocchi, fanno ridere, guarda che politici, quelli cosa fanno? Ci invaderanno mai? È impensabile. Eppure loro hanno fatto dei sistemi in modo da prevenire meglio che curare. Quindi attenzione, mai abbassare la guardia sulla difesa, mai e poi mai. È un errore dato dall'ignoranza suprema. Leggiamo con stupore le ricostruzioni giornalistiche riguardanti la presunta conferma del programma Phantom 35, F-35, che il presidente Conte avrebbe dato a segretario di Stato USA Pompeo. Il Movimento 5 Stelle ha sempre criticato questo programma militare che così com'è ci indebiterebbe per almeno 50 miliardi di euro nei prossimi 40 anni, un progetto insostenibile che molti paesi, Stati Uniti compresi, hanno già tagliato. Lo dichiara il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo dei 5 Stelle nella Commissione Esteri di Palazzo Madama. Gianluca Ferrara, capogruppo 5 Stelle, appunto, una rinegoziazione è doverosa anche da parte dell'Italia. Un ridimensionamento del programma di acquisto consentirebbe di liberare miliardi di euro da investire in scuole, ospedali, trasporti pubblici. I cittadini ci chiedono questo, non bombardieri strategici con capacità nucleare. Confidiamo nel fatto che il nostro Presidente del Consiglio farà la scelta giusta. Ma vediamo che cos'è l'F-35. L'F-35 è un caccia multiruolo, monoposto di quinta generazione, con un singolo propulsore con ala trapezoidale a caratteristica stealth.
sue capacità si caratterizzano per compiti di supporto aereo ravvicinato, cioè combattimento aereo, supporto a altri aerei, bombardamento tattico, anche nucleare, e missioni di superiorità aerea. È stato ideato nel 2011 e viene costruito da Stati Uniti, Inghilterra e Italia con Leonardo, che nel 2017 prima si chiamava Finmeccanica. Attualmente l'utilizzatore principale è l'aviazione militare degli Stati Uniti, la USA Air Force, con 400 esemplari. I costi di questo aereo sono dagli 89,2 milioni di dollari fino ai 107,7 milioni per la terza versione, quella più sofisticata. L'aereo arriva alla velocità di 1,6 Mach, cioè 1.975 km orari. L'autonomia è di 2.220 km. Ha un raggio di azione di 1.080 km. Dispone di un cannone Gau 12 da 25 mm. Può ospitare bombe a caduta libera MH83, 82 e 84, bombe a grappolo MK20, bombe a guida laser e a guida GPS. Può avere anche un armamento con bombe nucleari B61. Inoltre ha disponibili anche missili aria-aria per il combattimento aereo e missili aria-superficie, cioè quelli lanciati verso terra. Dispone anche di missili antinavi, Joint Strike Missile. Quindi è un aereo che ha la supremazia aerea in volo, nel senso che viene considerato a tutti gli effetti un velivolo che ha la supremazia su qualunque cielo, nel senso che viene definito anche un aereo invincibile, nel senso sia con il combattimento aereo con altri velivoli, sia nel combattimento aria-terra e sia nello sganciamento di bombe nucleari, perché può arrivare sull'obiettivo con una velocità che i vecchi, ecco, che si utilizzano ancora, bombardieri strategici B-52 non hanno. I paesi che hanno partecipato a questo progetto, oltre agli Stati Uniti, è stato, come dicevo prima, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi, Canada, Turchia, Australia, Norvegia e Danimarca, con un totale di 4.375 milioni di dollari nella fase di sviluppo. I costi totali sono stimati in più di 40 miliardi di dollari, coperti in gran parte dagli Stati Uniti. Mentre l'acquisto di 2.400 esemplari previsti è stimato in oltre 200 miliardi di dollari. Le nove nazioni partner principali ne prevedono di acquistare più di 3.100 esemplari entro il 2035. Ad esempio, il Regno Unito paga con un contributo di 2,5 miliardi di dollari all'anno. Il partner di secondo livello come l'Italia contribuiscono con 1 miliardo e i Paesi Bassi con un contributo di 800 milioni, stiamo parlando all'anno, eh? Poi ci sono i partner di terzo livello come il Canada, 440 milioni all'anno, Turchia 175 milioni all'anno, Austria 144 milioni all'anno, Norvegia 122, Danimarca 110. Israele e Singapore partecipano al programma in qualità di cooperanti. Quindi i 40-50 miliardi che parla il Movimento 5 Stelle sono in 40-50 anni per un costo di 1 miliardo all'anno. La squadra navale italiana, in quanto la portaerei Cavour, ha un ponte di volo troppo corto per ospitare caccia a decollo convenzionale e non essendovi al mondo alcun altro STOVL in via di sviluppo, sostituirà gli attuali AV-8B Harrier 2 della Marina con gli F-35 in versione B. Ma non verranno utilizzati solo dalla Marina militare, ma anche dall'aviazione militare italiana, gli F-35 in versione A.
Sono state fatte delle. Beh, inizialmente ci sono stati anche dei problemi tecnici, qualcuno ha preso fuoco, sono stati messi a posto e il problema degli stati è l'altissimo costo per lo sviluppo di questo aereo, ma la supremazia aerea che vi indicavo, prima di tutto è la possibilità di fare dei bombardamenti atomici, nucleari, cosa che nessun altro caccia può farlo in questo momento, ma la supremazia aerea è data anche dal fatto che sono stati fatti delle simulazioni di combattimento con i Phantom 15, gli F-15 americani contro gli F-35 e praticamente tutti gli F-15 sono stati abbattuti. Non c'è stata nessuna perdita degli F-35, è questo che comporta la supremazia aerea assoluta di questo cacciabombardiere strategico, quindi importantissimo per lo sviluppo, per la difesa sia europea che statunitense, perché questo cacciabombardiere non ha rivali. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.